Allora, sono qui con la rappresentazione di questa ruota dentata conica. Naturalmente andrò a crearla come al mio solito, partendo da zero e andando a fare il tagliettino. Tagliettino questo, da questa parte, in questo modo non vado a crearmi i denti. Beh, se devo farlo una rappresentazione schematica della ruota dentata. Ma sarebbe interessante da che cosa parto? Al di là, classico modulo numero di denti, poi il mio basic rec, e dunque mi dice l'addendum e il dedendum. Vabbè, poi c'è l'addendum modification coefficient, che comunque essendo positivo mi dice ho determinate informazioni. Ok, e quello va bene, però dove lo misuro, ok? Già questo è di Dio. Poi quali sono di questi, non so, 93,5, il 55, 52, 15,8, 18, 138,3, il diametro primitivo, la distanza del cono, che è questa qui, da qui a qui misurata. Poi al di là che c'è l'altro problema, che io non posso andare come nella realtà, che questo qui, se io seguo, non finisce qua, ma finisce qui. Non ho la competenza per dire a che distanza. Certo che c'è, vabbè, lui mi dice, ma io come faccio a saperlo? Bisognerebbe avere l'esperienza. Allora l'idea è, faccio finta di nulla, anche se nella realtà pratica poi questo qui esiste, però andrò anche a metterlo come è stato messo qui, però oggettivamente non ha il significato che ha qui. E dunque è tutta una serie di domande, ok? Che naturalmente comunque sono risposte tutte qui, però la cosa è qual è che sono le dimensioni necessarie per la creazione di una ruota dentata. Al di là io dico, nel senso, qua per esempio qui manca anche questa larghezza, perché se uno lo crea con lo schizzo parametrico di solito si accorge che effettivamente mancano dei dati, cioè vabbè, manca solo il dato da qui a qui. Poi ce ne sono troppi, che dunque sono delle quote guidate, non che guidano, ok? Ma qui in questo disegno, quali sono le quote che comandano? Al di là dell'ovvietà di M e Z, ma poi al di là dell'ovvietà del basic rec, della dentiera di riferimento, dov'è che li metto? E poi c'è qualcosa in più che deve essere visto. Dunque, se volete commentare sotto, potete commentare quali sono le quote fondamentali. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.